Ciriani. Sì, Presidente Ciriani, voi ieri avete fatto un primo vertice di coalizione, avete invocato le urne se Conte non avrà la fiducia in Parlamento. Sembra probabile che Conte si presenti in Parlamento senza dimettersi, però forse lo farà dopo il voto sullo scostamento di bilancio, quindi tra una settimana. Va bene questa roadmap? Può presentarsi tra una settimana e come vi muoverete nel frattempo? Ma guardi, io credo che a questa crisi vergognosa e di irresponsabili si debba dare una soluzione nei tempi più brevi possibili. Non è accettabile menare il can per l'aia, perché questa crisi si gioca sulla pelle delle famiglie e delle imprese italiane. Anche il PD, che ha appena preso la parola con il collega Verini, ha ricordato che il Paese è paralizzato dalle baruffe all'interno del governo che vanno avanti da mesi, neanche da settimane. Non c'è il Recovery Fund ancora in Parlamento, non c'è lo scostamento di bilancio, non ci sono quasi 180 decreti attuativi senza i quali le misure del bilancio sono totalmente inattive, non c'è il ristori numero 5 senza i quali tutte le filiere escluse dai ristori precedenti non hanno ancora ricevuto una lira. Cioè, c'è un paese attanagliato da una crisi economica drammatica che assiste alle guerre di potere all'interno di questa maggioranza, che ha fallito, questa maggioranza ha fallito. I segnali di irresponsabilità, di follia che abbiamo vissuto ieri non sono degni di un paese che deve uscire dalla pandemia e dalla crisi economica. Questa classe dirigente, questa alleanza è fallita e l'unica strada alternativa è fare chiarezza e restituire la parola agli italiani. Non capisco perché si abbia così paura del giudizio dei cittadini di fronte a un governo che si è comportato nel modo in cui si è comportato. Quindi, se il problema non può essere salvare le poltrone di 200 parlamentari grillini che temono di non ritornare più in Parlamento, questo in riferimento al post che avete appena fatto vedere di Grillo, qui siamo di fronte alla palude e alla paralisi di un intero paese. Ecco, gli italiani non possono attendere ancora che Conte e Renzi facciano l'ennesima trattativa per vedere se c'è un posto di ministro in più o un posto di ministro in meno. Va dato a questo paese un governo in grado di governare. Adesso parliamo anche di quelli che possono essere, insomma, gli eventuali scenari, però sto leggendo una dichiarazione della Bonetti di pochi istanti fa, Verini, che dice la discussione sul MES è derimente per